RAI GR1. Direttore Luca Mazzà. Un'altra inchiesta, quella della Procura Antimafia di Palermo, che ha aperto un fascicolo dopo che il fratello di un boss è stato visto regalare generi alimentari nel quartiere Zen. L'inviato. La denuncia è apparsa sulle colonne di Repubblica. Il fratello di un boss intento a distribuire la spesa gratis nel quartiere palermitano dello Zen. Quando arriviamo, un uomo gira per i caseggiati gridando dei numeri. È una lotteria, uno dei tanti espedienti per sopravvivere. Il malessere è palpabile, si parla solo di fare la spesa. Il procuratore aggiunto della DDA di Palermo, Salvatore De Luca. C'è una lunga tradizione, anzi si può dire che sia connaturato nel DNA di Cosa Nostra una funzione ancorché deviata sociale. Cosa Nostra non è solo un'attività criminale in senso stretto, è anche ricerca del consenso. L'accenno di saccheggio ai danni di un supermercato avvenuto giorni fa, secondo qualcuno, poteva essere il tentativo di sollevare il problema indigenza a Palermo, per poi mostrare, è l'ipotesi al vaglio dei magistrati, che Cosa Nostra è in grado di soddisfare i bisogni primari. Ancora l'aggiunto della DDA di Palermo, De Luca. Cosa Nostra, almeno in alcuni quartieri, sta svolgendo una distorta funzione sociale. Con Massimo Vasciaveo da Palermo, Fulvio Migliaccio, GR1.